telespettatori dallo Juventus Stadium di Torino. Oggi si affrontano Italia e Olanda. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Il dinamico Wijnaldum, un giocatore che non mi pare abbia mai avuto un ruolo fisso in campo. Di solito lo vediamo partire da centrocampo, ma interpreta la posizione con estrema libertà. Cerca sempre di creare azioni di gioco. Occhio al tiro! Conclusione sul fondo. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Appena iniziata, abbiamo già il primo cambio. Non sembra gradire la sostituzione, ma queste sono reazioni che a caldo ci stanno. Sono sicuro che negli spogliatoi tutto tornerà alla normalità. Wijnaldum. Robben. Cerca la profondità. Prova la giocata nello spazio. C'è Lorenzo Insigne. Provano a partire in velocità. E passa! Insigne. Cerca il tiro e c'è il gol dell'Italia. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. L'Olanda comincia malissimo la gara. La mette in avanti. Sulla destra. Robben. Prova il filtrante. Occasione per il contropiede. Prova a passare con un pallone profondo. Palla intercettata. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Palla per Robben. Ottimo dribbling. Cerca di lanciare il compagno. Pericolo. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Ha cercato di sfondare. Conclusione. E il portiere dice di no. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Mette la testa. Ottimo disimpegno, la spazza via. Cerca spazio. Zappacosta si spinge in avanti. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene.
La mette sulla sinistra. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vuole la profondità. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Marchisio. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Se ne va. Cross di Lorenzo Insigne. La butta via e fa respirare la difesa. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? L'Italia ha accusato il colpo. Si sono lasciati sorprendere sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. C'è ancora tempo per recuperare, ma non hanno margine di errore. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si ricomincia. L'Italia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Bonucci sproglia la situazione. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Palla larga in profondità. Wijnaldum. Ecco un'occasione di contropiede. Gioca con un pallone lungo. Cerca lo spunto. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non possono fare altro che continuare a insistere. Infatti. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Si libera la grande. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Una difesa ruvida, ma talvolta è necessario. Robben. Allarga sulla fascia. Robben, ha spazio per affondare. Pallone in aria. C'è il colpo di testa! E il pallone finisce in rete! Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. L'Olanda sa costruire il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. Arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Perfetta parità dunque. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti ritmi e provare a vincere? Se ne va. Cross verso il centro, colpisce. Occasione sprecata. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Anche l'ultimo cambio a loro disposizione. In effetti non ne aveva più. Va di testa! E il palo! E c'è il gol d'Italia! Un gol pesantissimo. Manca poco, manca pochissimo. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere.
avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Qualche istante e sarà tutto finito. Ha spazio sulla fascia. Palla in profondità sulla fascia. Buonaventura. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine, il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. L'Italia non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così.